In via della Madonna, vicino alle scuole alimentari Marco e Federica, prezzi scontatissimi per panini e spuntini. Un esempio, pan bab 1,50€, hot dog a 1€, grande rifornimento di ogni genere di oggetto. Vieni a trovarci, alimentari Marco e Federica, via della Provvidenza 35, Pistoia. Mister, ritorno in panchina alla grande che riporta la Pistoiese, anzi porta la Pistoiese per la prima volta da prima da sola. Ma è una bella soddisfazione per la società, per i ragazzi e per questo pubblico che finalmente si sta riavvicinando. Anche per me, però io sono abituato a guardare le classifiche quando contano, ancora non conta niente, se non alimentare questo entusiasmo che questa squadra secondo me si merita, perché sta facendo da un anno cose strabilianti. Oggi abbiamo visto una squadra sola in campo praticamente, merito della Pistoiese oppure l'avversario oggi è stato debole? No, io non mi permetto mai di parlare degli altri, io guardo i nostri e credo che oggi abbiamo raccolto i frutti di quello che abbiamo seminato, perché nessuna gara che abbiamo fatto nei campi esterni abbiamo lasciato agli altri dominarci. Oggi abbiamo realizzato, potevamo realizzare anche di più perché abbiamo avuto un'infinità di occasioni, ma le stesse partite le avevamo fatte in altre, contro altre squadre, quindi oggi siamo stati un tantino più fortunati nelle conclusioni, però questa squadra, quando tutti parlavano che fuori casa, però io guardo sempre le prestazioni e fuori casa oggi abbiamo vinto, ma potevamo vincere su tutti gli altri campi dove siamo andati. Il video è offerto da AutoE. Allora, Presidente, questa grande vittoria porta al primo posto da soli finalmente. È il modo migliore per affrontare lo scontro diretto la prossima settimana? Sì, finalmente primi in classifica da soli, ci avevamo provato più volte, poi ci avevano ripreso. Fortunatamente invece stavolta siamo primi in classifica davvero. Direi un'ottima gara da parte della Pistoiese, forse è troppo forte questa Pistoiese per questo Fiesole, quindi la partita si è messa nel filone giusto e è stata vinta in maniera chiara. Poi sono arrivati i risultati di Pianese, della Pianese, quindi per noi finalmente il primo posto assoluto. Comunque finalmente sembra che la Pistoiese abbia preso il passo giusto. Ma direi proprio di sì, ovviamente vedremo. Ora abbiamo degli scontri, dicembre e gennaio sono i due mesi fondamentali perché come sapete abbiamo gli scontri diretti con Pianese, Foligno e Arezzo il 12 gennaio, quindi credo che a fine gennaio sapremo di più. Eccoci con Remmida Bigoni, che metto con pallone in rete. No, vabbè, giocare in questa squadra penso che sia facile in alcuni casi per tutti. Là davanti arrivano tanti palloni, si crea tanto e tutti fanno quello che ci chiede il mister, quindi il merito è della squadra. Però comunque classe 87, un nuovo ruolo, potrebbe essere l'inizio di una carriera nuova anche per te? Ma io ora penso veramente solo a quest'anno, non c'è da guardare tanto avanti, c'è da guardare ora a sabato perché c'è una partita difficilissima, io cerco di dare il massimo per cercare di arrivare a maggio dove tutti sappiamo. Raccontaci un po' il gol, con quella grande percussione di Barutti. Sì, hanno fatto un bello scambio Barutti e Maurizio Peluso. Poi Varro ha visto che me l'ho staccato, mi ha messo una gran palla dietro, ero libero. Poi è andata bene. Grandi incitamenti della squadra per tanto tempo. Farci questo gol, vero? Sì. È arrivato finalmente. Raccontacelo un pochino. No, ma a me non interessa il gol che sia mio o di un altro. L'importante è portare a casa punti. Oggi per noi era fondamentale e l'abbiamo fatto, credo, nel modo giusto perché abbiamo affrontato la partita con il piglio da squadra che vuole vincere e quindi è stato questo il risultato giusto, dai. Comunque ci provi sempre dalla distanza, questa castagna finalmente è entrata.
Sì, ci provo perché comunque sia a volte quelle squadre si chiudono, quindi magari invece di andare a giocare in mezzo, che è difficile perché le squadre si chiudono, allora noi centrocampisti magari proviamo a tirare in porta, si prende la porta, c'è una respinta, quindi possono succedere tante cose, quindi a volte ci prendiamo questo compito. È importante affrontare la Pianese con due punti di vantaggio? È importante affrontare la Pianese con la mentalità giusta, da squadra che sa quello che vuole. Poi i punti di vantaggio, la classifica, noi come abbiamo fatto sempre fino ad oggi, veramente non l'abbiamo mai guardata. Abbiamo sempre pensato a fare il nostro, a mettere in campo la determinazione, la grinta e quelle cose che ci chiede il mister. Grande dibattito sulla rete, su chi può aver segnato questo gol che poi è stato molto importante. Minincleri, Nocentini, Molnar, chi l'ha fatta questa rete? No, io ho calciato verso la porta, non l'ha toccata nessuno, l'ha toccata uno di loro, la sfiorata di coscia e penso che il gol sia mio. Come ha detto Nocentini, ora prendo tutti in giro così i ragazzi, però penso che il gol sia mio, però non importa chi l'abbia fatto, era un gol importante per chiudere il primo tempo 2-0 e niente, siamo contenti perché abbiamo fatto una vittoria convincente, penso, sul campo. E ora ci prepariamo al meglio per domenica prossima. Oggi è stata una partita tutta in discesa o ci sono state delle difficoltà vista dal campo? Vista dal campo penso che il pallone del gioco abbiamo avuto una prevalenza territoriale importante. Poi sai, l'abbiamo sbloccata, non so, 35esimo, quanti era 40esimo. Quindi cioè, nessuna partita è facile, però noi ultimamente siamo bravi, che dopo l'1-0 abbiamo fatto subito il secondo come domenica scorsa, bisogna continuare così e speriamo di far bene contro la Pianese. Gol ne ha fatto uno, ne poteva fare anche altri o sbaglio? Sì, ne potevo fare altri, penso. Spero che quelli che mi sono mangiati oggi, ci sia l'occasione, li farò domenica, però sul 3-0 diciamo erano importanti per me, però non fondamentali per la squadra, quindi speriamo di farne in futuro di più e mi allenerò per farli meglio sotto la porta. Ma ecco il Varutti, anche oggi grande prescursione e praticamente l'azione che ha portato a sbloccare il risultato, o sbaglio? Sì, è stata una bella azione dove Peluso era lì dall'angolo, ha fatto un bel movimento, non mi sono trovato sulla linea di fondo, ho messo sta palla dietro vedendo Bigoni e è stato bravo a buttarla dentro, contento. Dai, sono riuscito a sbloccare il risultato che non era un facile su un campo brutto e fangoso dove era difficile anche giocare. Tu hai giocato difensore quest'anno, centrocampista, qual è il ruolo che ti piace di più giocare? Guarda, sono nato tutto a fare questo ruolo qua, è da un po' che non lo faccio, dunque sicuramente qualcosina ancora mi manca, però il mister mi ha inventato questa difesa 3 centro-sinistra dove mi sto trovando bene, dove penso di aver fatto bene fino a quest'oggi. Io sono a disposizione del mister dove mi mette, cerco di dare il massimo. Comunque in forma strepitosa in questo momento? Sì, come tutta la squadra, dai, stiamo bene, i risultati vengono, ha iniziato a venire anche fuori casa, adesso i risultati, dobbiamo continuare così. Ecco, Pier Giorgio altissimi, l'ultimo arrivato alla corte di Morgia, subito in campo, te l'aspettavi? No, sinceramente non me l'aspettavo, infatti sono stato molto contento e niente, spero che l'annata continui così e questa poi è stata anche dopo tanto tempo la seconda vittoria fuori casa, quindi sono ancora più contento. E niente, spero che continui così l'anno. Senti, ma come carriera che cosa hai fatto e poi qual è il tuo ruolo? Io in attacco posso giocare, penso, in tutti i ruoli. Sono stato nel settore giovanile a Livorno e poi ho giocato a Fondi e a Todi in Serie D sempre. Attaccante esterno, attaccante centrale? Più attaccante esterno, però posso giocare anche centrale se c'è bisogno.